Ciao amici, come state? Sono Laura Cepeda dal Messico e oggi ti vado a insegnare a fare questo bellissimo mantello o poncho ideale per l'estate. È molto facile da fare e con uncinetto. E per fare questo poncho, questo mantello, bisogniamo di 200 g di cotone e anche da un uncinetto dal numero 9 mm. Questo mantello lo iniziamo per il collo. Per quello dobbiamo fare un nodo e poi 70 catenelle. Vediamo che tutto sia bene così e poi chiudiamo con un punto scorrevole e poi facciamo 5 catenelle. Poi delle 5 catenelle facciamo 2 allacciature così e adesso facciamo un punto alto ma non lo chiudiamo. Di nuovo 2 allacciature e facciamo un altro punto alto ma non lo chiudiamo. Questo è per formare le fiori. E questo è sullo stesso punto. Poi lascio un punto e nel seguente punto faccio di nuovo 2 allacciature, facciamo un punto alto e di nuovo faccio 2 allacciature, un punto alto senza chiudere perché stiamo facendo la fiore, stiamo facendo 2 petali e ogni petalo ha 3 pilari di questi. Cioè alla fine dobbiamo avere sull'uncinetto 6 filati di questi e adesso ottengo tutti i punti con l'uncinetto e chiudo con una catenella così e adesso dobbiamo fare 3 petali, uno qui e uno qui. Facciamo 4 catenelle, 2 allacciature e qui sullo stesso punto dobbiamo fare il punto alto così. Di nuovo doppia allacciatura e poi un punto alto di 3 sacchi qui. Qui ho 3 pilare, cioè devo fare l'altro petalo qui. 2 allacciature, un punto alto di 3 sacchi, di nuovo 2 allacciature, un punto alto di 3 sacchi e di nuovo 2 allacciature, un punto alto di 3 sacchi per avere le 3 pilari di questo petalo. Lasciamo 2 punti o 2 catenelle senza fare e andiamo a fare di nuovo un petalo di 3 pilari. Per quello facciamo 2 allacciature e un punto alto di 3 sacchi così. E alla fine di fare questi 3 petali dobbiamo avere sul uncinetto 9 filati. E qui abbiamo le 3 petali, tu lo puoi vedere, e anche 9 filati di questi sul uncinetto. Adesso ottengo tutti i punti con l'uncinetto e chiudiamo con una catenella così. E di nuovo facciamo 3 petali, qui sopra, qui e qui, come abbiamo fatto prima. E così dobbiamo fare tutto il giro e alla fine dobbiamo vedere che tutto il tessuto sia bene così. E vedi qui, quando finiamo questo giro, questi 2 petali devono essere insieme, il primo e l'ultimo petalo devono essere insieme così. Qui ottengo tutti i punti con l'uncinetto, chiudiamo con una catenella e devi lasciare così, devi essere così e adesso facciamo un petalo qui per unire queste 2 parti, per quello facciamo 5 catenelle, doppia allacciatura e facciamo un punto alto qui per il petalo. Di nuovo 2 allacciature e un punto alto qui. Chiudiamo e poi uniamo queste 2 parti con un punto scorrevole così. E questa sarà il nostro primo giro, vedi che bellissimo si vede, e il secondo giro è molto facile perché adesso solo
sono due petali per ogni fiore. Per quello saliamo con 5 catenelle, 2 allacciatura e un punto alto qui. E di nuovo 2 allacciatura e un punto alto qui sullo stesso punto. Questo è per un petalo e l'altro petalo lo dobbiamo fare qui nel seguente punto, vedi? E il seguente punto sarà in questo punto. E quando abbiamo le due petali, cioè 6 fili sull'uncinetto, otteniamo tutti i punti con l'uncinetto. Chiudiamo con una catena. Con una catenella e adesso andiamo a fare 5 catenelle. 2 allacciatura e qui sullo stesso punto andiamo a fare un altro petalo. Qui facciamo il punto alto. Di nuovo 2 allacciatura, un punto alto, 2 allacciatura e un altro punto alto qui per formare un petalo così. E il seguente petalo sarà in questo punto. Alla fine, quando abbiamo 6 fili sull'uncinetto, chiudiamo, otteniamo tutti i punti e chiudiamo con una catenella e vedi come si vede la fiore qui, bellissima. Di nuovo 5 catenelle e facciamo un petalo qui e un altro petalo qui. E così dobbiamo fare tutto il giro. Alla fine di questo giro vedi che bellissimo si vede, perché qui possiamo vedere i fiori e vedi come sono. Sono 2 petali insieme e poi le 5 catenelle. 2 petali insieme, 5 catenelle. E per chiudere questo giro faccio 5 catenelle e prendo qui con un punto scorrevole. E adesso andiamo a fare 3 punti scorrevoli così. Saliamo con 5 catenelle e facciamo un punto alto qui. Adesso andiamo a fare un altro punto alto qui nello stesso punto. Poi faremo 2 catenelle e poi di nuovo 2 punti alti sullo stesso punto per formare un ventaglio. E poi faremo 5 catenelle. E di nuovo facciamo un altro ventaglio nell'altro posto dove c'è la catenella. Di nuovo 2 punti alti, 2 catenella, 2 catenelle e 2 punti alti sul stesso punto. E così dobbiamo fare tutto il giro. Alla fine facciamo 5 catenelle e prendiamo qui con un punto scorrevole. Facciamo 3 punti scorrevoli e adesso andiamo a fare un'altra parte dei fiori come abbiamo fatto qui. Per quello facciamo 5 catenelle, 2 allacciature. E qui dietro è dove andiamo a fare il nostro petalo di 3 pilari. Quando abbiamo 3 filati sul uncinetto, prendiamo 2 allacciature e dove è l'altro ventaglio è dove andiamo a fare l'altro petalo. Vedi come lo faccio? 2 allacciature, un punto alto, 2 allacciature, un altro punto alto, 2 allacciature e un altro punto alto, così. Ottengo tutti i punti con l'uncinetto e poi devo fare un petalo qui, un altro petalo qui e un altro petalo qui dietro dall'altro ventaglio, così. Saliamo con 5 catenelle e poi 2 allacciature, un altro punto alto, 2 allacciature, un punto alto. Vedi come lo faccio. Quando abbiamo così le 3 petali, uno qui e un altro qui dietro dall'altro petalo, cioè dobbiamo avere 9 filati di questi sul uncinetto,
otteniamo tutti i punti e chiudiamo con una catenella così. E così dobbiamo fare tutto il giro. Per finire questo giro faccio un ultimo petalo qui. Saliamo con 5 catenelle e faccio un ultimo petalo qui per chiudere questo giro. Vedi come lo faccio. Qui saliamo con 5 catenelle e adesso nel seguente giro andiamo a fare la seconda parte dei fiori per finire ogni fiore. Vedi come lo faccio. E ricorda che in questa parte dobbiamo fare 2 petali e poi 5 catenelle, 2 petali, 5 catenelle, 2 petali, 5 catenelle per chiudere ogni fiore, così. Alla fine di questo giro chiudiamo con un punto scorrevole e adesso andiamo a fare il giro finale di questo bellissimo poncho, di questo bellissimo mantello. Andiamo a fare queste onde. Facciamo 2 punti scorrevoli e poi 4 catenelle. Facciamo 2 catenelle di più per fare la lacrima e poi torniamo 2 punti così e facciamo un punto basso doppi così. E di nuovo 4 catenelle e prendiamo qui con un punto basso. Di nuovo 6 catenelle. Torniamo 2 punti. Prendiamo così per fare una lacrima e facciamo un punto basso. E così andiamo a fare tutto il giro. Se tu vuoi fare il poncho più lungo, tu puoi fare tanti giri come tu vuoi. Per esempio 2 giri di più per fare un altro giro di fiori. Ma per me penso che è una misura ideale, ma come tu vuoi. Per fare il giro finale del nostro collo andiamo a fare un giro di punto basso. Se tu collo è un po' grande, tu puoi saltare punto, per esempio fa 2 punti e poi salta 2 punti o salta un punto per ridurre la misura del collo. E se non, se va bene il collo, solo devi fare un giro di punto basso. Poi alla fine di questo giro di punto basso andiamo a fare un giro di punto gambero, che è punto basso ma indietro, che è un punto molto elegante. Vedi come lo faccio. E così abbiamo finito questo bellissimo poncho o mantello. Grazie tanti per vedermi. Per favore iscriviti, dammi mi piace e ci vediamo la prossima settimana. Un bacione, ciao!